Signori, un saluto tu, a YouTube del futuro ed un saluto a Twitch ora. E si torna con la, stavo per dire con l'Evil Saga, cazzo stavo cannando, con l'antologia del Souls-like. E l'ultima live non era stata troppo in un aiuto, in un tempo troppo remoto, troppo passato, 2 giorni fa più o meno, quindi va bene, non posso nemmeno dire non ci si sente da molto tempo, quindi va bene, ci siamo. Devo un attimino rinfrescare la memoria, cercare un attimino di capire in che situazione potevo trovarmi. Ah, la signorina, tanto qua c'era. Bella lei, equipaggiata. Oh, there you are. There you are. I'm here in Medulla, thanks entirely to you. Hai visto? You even were kind enough to clothe me. Thank you so very much. Okay, thank you so very much. The only thing I can offer is pyromancy. But if that might help you, come to me. Mi puoi dare la piromanzia tu, yes, però non è una roba che attualmente è di mio interesse, amica mia. E niente, tanto volevo iniziare come sempre ringraziando tutti del supporto su Twitch, al di fuori di Twitch, su YouTube, al di fuori di YouTube, in real life, al di fuori della real life, nel cosmo mondo, ovunque, tutti, quindi ad uno vi ringrazio. E ora, cercando di capire qua dove sono, come sono messo, abbiamo fatto i quattro signori, i quattro lord, mettiamola così, quindi di conseguenza ci dobbiamo dirigere verso quello che è il castello. È il momento. E io stavo pensando a quando volevo a quando poteva essere il momento di rientrare nel primo nel frattempo stavo guardando un attimo le statistiche per capire un po' di situazioni. Nel primo DLC l'idea era quello di entrarci. Sapete che non lo so. Ostia. Che fa? Non entrano i colpi? Pasche. Aia, e te pare. L'idea era quella di. Belli gli arcieri che devono. Che predictano i colpi. Meraviglie. Era quella di entrarci più o meno. Non saprei. Dopo aver eliminato Velstad. La buttiamo lì? La vogliamo mettere lì? È un buon momento? Troppo tardi? Bah. No, vi lo dico più che altro perché i DLC sono anche tostarelli a tratti, quindi vorrei evitare di minghie. E calmo. Vorrei evitare di cazzarla il più possibile. Quello più che altro. Tanto qua muoviamoci, andiamo in maniera graduale. Santuario dell'inverno. Oh, ti apri. Salve, questo qui è il terzo e l'ultimo DLC, quindi per ora non è roba di nostra competenza. Allora, anima di un eroe. Di eroe, va bene. Queste sono 10.000 anime for free. Not bad. Qua intanto devo spostare un attimino sta roba perché se no. Ok. Microfono credo sia più o meno ok. Via. Oh, che stronzi che siete. Benedizione divina. Gli inloccabili. Non gli intoccabili, gli inloccabili questi sono. Tiè, e tiè sulle gengive. Poi
Grande anima di soldato ignoto, effigie umano. Qui nella base version del game dovrebbe esserci un cavaliere di Hyde, che però in questo momento sembra essere passato a vita migliore. Poi, oh, la pioggia su Dark Souls 2. Ok, bella questa pioggerella. Salve. No, aiuto. Beh, liscio! Liscio! Che fa, scendi? Grazie. Tac! Tac! Ok, e ci siamo. Mi è venuto il dubbio, quanto ho adattabilità? 106. 106 che è anche più di quello che dovrebbe servire effettivamente. Se la vogliamo mettere. Se la vogliamo dire tutta, eh? Quindi vabbè. Eccolo! Castello di Drangleic, t'ho sentito, non la prenderò mai. Aspettate, è questo un momento un po' complesso. Lo sapevo io, Bagascia, Bagascia, Bagascia e Baldracca, va bene. Salve. This castle is isolated. But nonetheless, you must forge on to bring an end to your journey and mine. Dobbiamo porre fine al viaggio, eh? Charlotte? Charlotte? Mi ricordo il nome. Mi è passato il suo nome. Charlotte? Credo. Oh merda! Gli olifanti! Rollo dentro. Verso cui colpisce. Non mi ha colpito nessuno, meraviglia. Ok, va bene. Lo prendo pure perché il primo è andato, quindi meraviglia. Via. Dai, questo hit della mincia. Ok. 2160 anime a sbrafo. Gambali mastodontici. No, vabbè. Dai. Dai, signori. Signori. Oh, sti stronzi. Salve. Tac. Tu. Vieni. Ok. Oh Lord. Tac e tacchete. Armatura da spadaccino reale. Grazie. Questo lo apriamo. Combustione migliorata e seme del fuoco. Aia. Cazzis. Questi sono cazzis. Qui dentro. Non c'è. Qua dentro, non qua dentro, di qua, non qua dentro. Non c'è nulla. Vediamo. Non ricordo onestamente. Nulla. Va bene. Va bene. Scelta particolare di design, d'accordo. Eccoci, piove pure dentro. Sì, io l'avrei messo una forma di tettuccio così, no? Coprire. Cioè, gli spifferi lo sappiamo, sono quelli che uccidono poi d'inverno, effettivamente. Quindi, lei che dice? Infatti, lui sente freddo, già si vede che è un po' così. Who are you? And by whose permission do you stand before me? This castle is the domain of King Vendrick. Is your trespass intentional? His Highness, where has he gone? You are a guest of our castle. I am the Il Chancellor. cancelliere, il buon Wellager. Do you seek an audience with my lord, King Vendrick? E potrei. Unfortunately, His Highness is absent. Is absent. My lord, the king has. The queen has taken him. My lord made magnificent findings on souls. An accomplishment for the ages. He vanquished four great ones and built this kingdom upon their souls. Our king has watched over this land
since ages long, long ago. King Vendrick, we must fight back, or the giants will take. Ma io ho dimenticato. Vabbè. Sorry, un attimo, c'è stata una dimenticanza terrificante. Penso si sente in sottofondo. Ok, ora teoricamente si dovrebbe fissare un po' la situation. No, perché c'era il deumidificatore on che fa un bordellos della madana. Quindi per ora lo teniamo staccato, così almeno siamo puliti con, più o meno puliti con l'audio. Beh, speriamo. Ho letto una donna di una bellezza inguardabile, ineguagliabile. Si è perso Wellager. Ecco, è andato. È andato completamente il nostro Wellager. Benvenuto. Soffre di una punta di bipolarità. Cancelliere Wellager, eccolo qua. Sono io, è proprio io, sì. Ripeti la stessa roba poi a catena. Flamberg e Lucerne, d'accordo. Anello artiglio, fortificazione più uno. Barriera magica rinforzata. In tutta fede, sapete che potrebbe anche non dispiacermi come roba? No, 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 sti cazzi, scherzavo. Scherzo, vado via, vado via, vado via, vado via di già. Sono un grandissimo stronzo. Ecco io la scorsa parte. E infatti, ecco cosa stavo pensando. Ho dimenticato di usare la polvere d'osso sublime. Va bene. La prima occasione utile la devo usare, devo ricordarmelo. Ma per ora continuiamo in questa maniera. In questa maniera. Allora. Salve. Chi è? Aspetta, prima di aprire questa. Questi sono tutti. Oh merda. Ok. Siete veri? Finti? Oh no. Perché non locca? A volte ha momenti un po' suspicious. Ok, nell'ano. Via. Finta. Ok. Chi è? Questa cosa nascondeva? Sì. Un'altra. Ce l'abbiamo più 5. E ce l'abbiamo più 5. Wow. Wow. Ok. E ora vale la pena tornare effettivamente al bonfire. L'ho sentito che si stava riprendendo il ragazzaccio. L'ho sentito, sì. Intanto apriamo ste robette.
tornerei effettivamente al falò di Majula a bruciare le polveri. In questo caso ci può stare. Brucia uno e andiamo con la seconda. Cos'è l'audio che sta sprizzettando? Sta calmo. Ok, è due e ci siamo. Tia. Bon. Era il massimo più 5 sul 2. Boh, non ricordo. Allora, intanto torniamo qua. Tranquilli. E via. Castello di Drangle, chi è? Aiuto. Questa è una zona crispy. Aspetta, calma, calma, calma. Loro ricordo che... Oddio, non è che prendano tutto sto grandissimo danno, considerando l'utilizzo maledetto e schifoso della stamina. Va bene. Allora, qui dobbiamo giocarcela con una certa pulizia. Lui? No. Lui? Sì. Le vorrei aprire tutte, quindi te pareva. Te pareva? Liscio? Fatale? Tu? No. Tu sì. Accendi la luce. Bello lui. Ta. Accendi pure lì. Però io sono un pazzo criminale. Infatti, ecco cosa stavo pensando. Devo farlo in ordine perché sti stronzi si svegliano. Ok. Stamina è andata. Chi è questo? Re il timido. Ah, ti evochiamo, dai. Ok. Holy shizen. Si è svegliato quello, giustamente. Bravo, Ray. Hai fatto la cosa migliore che potessi fare. Prenderti l'aggro. Pezzo di merda. Dai, Ray! Tutti noi! Grande. Bravissimo. Poi. Guarda che bello. Voi? No, non ditemi che non vi svegliate. Qualcuno qua. Ok, oh porca Eva. Vieni. Ok, tu. Ma non tutti, non tutti, non tutti, tutti qua stanno. Tragedia è finita. Qualcuno qui. Va bene, allora tu vieni qua a sto punto. Viecce, Ray, non la uccidere lì. Ray, porca merda, Ray. Massacralo, massacralo. L'ultima. Alzati, bravissimo. Liscio. Porca mignotta. Ok. Sai che ce n'era un altro costrutto, vero? Salve, sì. Ok. Non è una bellissima zona per combattere. Ma assolutamente no. Ok. Pietra di Faros. E Ray, adesso mi sa che dovresti anche toglierti un attimino dalle palle, una certa, perché... Quanti cazzo erano questi? Te pare? Ok. Grazie, Ray, proprio nel momento perfetto. Ti ringrazio. Vabbè, dai, abbiamo più o meno liberato la zona, la situation. Il cazzo. 10.000 sentinelle. Roll inside.
ti è punito. Allora, aspettate. Questo? Mi posso fidare? Mi posso fidare, ma sì. Anello della guardia reale più uno. Ci sta. Ti levi, grazie. Non si sa mai. Colpetto. Sicurezza. Spadone mastodontico. Ok. Qui è dove devo andare. Qua non c'è più una sega. Di qua. Giù di sotto. Salve. Pezzo di stronzo. Veste del giudizio. E il set di Faram. D'accordo. E qui abbiamo l'ultimo luogo dove trovare il nostro amico, che ci spalancherà le porte dell'oscurità a questo punto. A una certa era anche ora, direi. Dove sei? No, 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 però aspetta, 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 perché tu fai una roba gravissima. Sanguinamento. Ma i cazzi tuoi, tua mamma non te li ha mai insegnati? Non ti ha mai insegnato a farti la minchiaccia tua? Salve. We meet again, young undead. You have the look of a true seeker. I am Dark Diver Grandal, seeker of dark, giver of dark. If you seek true dark, I will grant it to you, as much as you desire. Well then, is dark what you wish for? Certo che passare dal patto dei guerrieri del sole a quello dei pellegrini dell'oscurità è un po' particolare come roba, però facciamolo per gameplay reasons. Sigillo dell'abisso. Hai stretto un patto. Ok. Ora. Sì. Ora. Problema principale è che non ricordo. C'era da seguire un ordine, se non erro, per poter poi arrivare a combattere il Dark Lurkers, oppure bastava semplicemente accendere tutti quelli che erano i braceri all'interno di queste zone infernali. Non vedo una sega, aspettate che non vedo. Ok. Qua cadere è abbastanza easy. Non è che si veda tutta sta gran roba, eh. Ok. Va bene. E andiamo. Ah, salve! Uno, due, tre. Non esageriamo. Uno, due. Non esageriamo, perché non abbiamo stamina, quindi non c'è tanto da esagerare, e via. T'ho visto, eh? Ricard? Che ci fai qua? No, non ci provare, sai? Aia! Sarai figlio dell'Androcchia. Porca merda! Salve! Ti è? Allora, ok. Andando di qua. Io non ricordo. Minchia, ma si vede veramente poco e nulla. Ah, ok, qui ce n'è uno. Va bene. E lo accendiamo. Tiè. E questo è uno. Ora, io, problema principale,
Madonna, stavo per fare la cagata. La stavo per fare la cagatona. Problema principale è che ricordo davvero poco. Vedo una sega io. Non vedo una sega. Salve. Che fa? Attaccale. Ma in che è il buco? 1, 2, 3, 4. Via. Va via lei, d'accordo? 1, 2. E che palle. Dai. Perfetto. E teoricamente il primo è andato. Teoricamente. Quindi giù sotto? Non lo ricordo. Dovrebbe dirmi qualcosa ora. Ok. Set upon you runs deeper than I had imagined. Let us see just how much dark you can endure. You have seen dark that has existed from times long past. What once was a great void of darkness became but fragments. But slowly, the scattered fragments grew, absorbing all things. It is we who will be pilgrims to these sacred sites. Anima risonante. Anima risonante che... Mary Dark, shine your way. Anima risonante che non è bad, assolutamente. Però... Ora sta tutto nel ricordo... No, non voglio tornare da te, amico mio. Qua volevo andare. Allora, il secondo dovrebbe essere quello della gola nera. Theoretically, si spera. Ora cerchiamo di capire se non faccio qualche stronzata a questo punto. Allora, no, qua che sta succedendo intanto? Calma, calma, calma. Ok, via. Gola nera, gola nera, gola nera. Occhio a loro sempre. Niente, niente, proprio. Ho l'abbonamento al dovermi farmi avvelenare da questi pezzacci di merdaccia. Oh, bruttissima situazione. Bruttissima situation. Un attimo che finisce in tragedia qua. Un attimo che finisce in tragedia qua. Non vedo una sega, eh? Dark Souls 2? Arso 2? Oh cazzo! Va bene. Stava finendo in merda. Stava finendo in merda. Ancora sono avvelenato. Meraviglia. Pietra velenosa, va bene. Usiamo queste. Stava finendo malissimo. Ma si scendeva di qua? Non vedo, credo di sì. Ok, va benissimo. E qui, eccoti di nuovo. Dimmi. Spalanchiamo Finally, now, young, quest'altra. Devi a mouth if you seek the dark, offrire young. un'effigie umana. Offriamo. L'oscurità ti indichi la via. Ed entriamo. Che l'oscurità ci indichi la via. Eccoci di nuovo. Ma nella speranza di farlo in quello che dovrebbe essere l'ordine giusto. Cioè, non ricordo nemmeno se c'era un ordine realmente. Questa è la cosa che un po' mi sganascia le palle. No, locchiamo chi dobbiamo loccare però, eh. Terribile, terribile, terribile situazione, terribile situazione, terribile situazione. Aspettate un attimo, che qua... Ecco, magari tutti e due no, eh. Una alla volta, una alla volta, basta, ne avanzano. Gabbia infuocata te la metti...
dove non batte il sole. Ok. Tragedia. Tragedia. Taglia con sta gabbia. Fallo scetico. Ok. Facciamo doppietta? No, liscio. Non ci provare? Brutto. Colpisci. No. No. Ok, va bene. E allora ragioniamo. Qua invece dov'è il braciere? Eccolo, 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 eccolo. E qui lo abbiamo, quindi accendiamo. Via. E con questo siamo al 2, al secondo. No, ok. Là c'è la nebbiozza. Ah, ma quanto dovete scassare le palle? Quant'è che dovete scassare le palle, honestly? Oh, cazzo! Ok. Mo' hai finito un po' di scassare. Bello lui, bello lui co... No, non lisciamo cortesemente! Per gentil cortesia! Un attimo, riprendiamoci. Dentro... Ok. Va bene. That's a lot of damage. Tu via. E ora ci sei tu. E te ne vai pure tu. Ok. E... Credo di farlo nel modo giusto. Spero più che altro. Vediamo se hai qualcosa da dire. Ecco, non mi ha detto nulla. Non mi ha detto nulla. Non mi ha detto nulla qui. Potrebbe significare che questo è l'ultimo effettivamente da dover fare. E prima c'è quello del... Aspettate. Dov'è? Prima si deve far questo? Non ricordo. Non ricordo. Allora. Chi è? Spostati. Spera per Sbirin bim bim bim. Allora. Sì, però anziché farmi buttare effigie umane, cortesemente, fammi capire se sto facendo la roba giusta. L'oscurità ti indichi la via un paio di palle. Amico mio. Mon ami. Ok. Baratro oscuro. E fin qui ci siamo. Baratro osculo. Qua. Yes. La brutta combinazione. C'è il nostro amico con le frecce che... È simpatico lui, simpatico, veramente simpatico. Ok, non ci prova più. No, con ste frecce. Dai,
Aspetta, devo far fuori lui perché... Ok. Ora, a noi due. Basta! Ti sto davanti e mi attacchi con le frecce. Disgraziato. Lo vedo un po' confuso. C'è della confusione tra noi due. Liscio! Figlio di pu... ci provare più. Ok, adesso direi di accendere questo e sperare, perché bah, e sperare sì, che non ricordo, quindi andiamo. Ascensorina? Ascensorina. Brim, brim, brim. Ok. E giù. Belli noi. Allora. Vabbè, tu te ne vai easy. Quindi. Uno, due. E via. Ora io non ricordo, potrebbe anche esserci il Dark Lurker stesso qua, il cacciatore oscuro. Non ricordo onestamente. Speriamo di... vediamo se... porca merda, c'è il Dark Lurker! Va bene. No! Ok. Non me lo ricordavo. Oddio, i danni non è che siano... occhio! Madonna! Il Dark Lurker è bello stronzo. È concentrato qui perché morirci... non ci vuole niente. Ok... ma il problema principale è quando si sdo... porca merda, dov'è? Bravo. Ora si sta sdoppiando. Eccolo qua. Non vedo. Brutta sta roba. Dai, che figlio di puttana che sei! No, 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 no! Devo sfruttare il momento per attaccare. Oh, cazzi! Ok, non vedo. Cazzo. No. 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 Via. Ok. No! Tiè! Piede all'angulo! Che succede lì? Va bene. Va benissimo, va benissimo. Allora, ok, ok. Il Dark Lurker è uno dei... è probabilmente il boss più cazzuto di Dark Souls 2. Il più bastardo, un po' per questo motivo che si va a sdoppiare, un po' per la tipologia di danni che fa. Cazzo, che roba. Ok. Dark is the mother of all.
All things were born from it. Anima risonante migliorata. Eccoli. Ora sì, abbiamo finito il patto. Campana del drago. Non dai altro? No, va bene. La campana del drago è bella, è veramente bella, tosta, potente, clamorosa. Ci sta. Ci sta. Porca puttanazza la faticaccia. Allora, io livellerei un attimino. Per poi continuare a muoverci. Più che altro non ero pronto al Dark Lurker in quel momento. Quindi mi sono fatto prendere un po' dalla... Ecco. Allora. Anzi, prima poi di continuare a muovermi, voglio andare pure da Ornifex. Vorrei fare un viaggetto da lei. Intanto abbiamo detto che si cominciava questo discorsetto della... palle però. E vabbè, per ora andiamo così. Con questo... aia! Con questo discorsetto della fede. La campana del drago... no, che cazzo fai? La campana del drago... 50 fede. Non ci arriverò mai, più o meno. Non ci si arriverà mai a 50 fede. Più o meno mai. Ma va bene così. Allora, adesso Ornifex. Ornifex. C'era un modo veloce per arrivare, ovvero scendendo di qua. E... calandomi. Ah, quel drop? Sapete che... mi sa di creparci. Lo proviamo? Bah, è andata. Un frammento grande non è valsa completamente la pena. Ma mi sa che per andarmene devo per forza usare un ossetto. Eh sì. Riscendiamo in maniera più tranquilla adesso. Del tipo così. Ah, tra l'altro da questo lato non c'ero stato. Porca merda, vero? Che tragedia. Salve. Te pare che non... allora, avete rotto tre quarti di cazzo? Frammento di caschetta estus. Va bene. Osso di drago stronzo. Merdacciano. Via. Porlorn, non è possibile però. Incredibile quest'uomo. Un attimo. Ma porca puttana, tutti quanti. Apri sta roba. Allora, intanto hai finito di rompere le palle. Oh signore. Micchia, Forlorn, come fai a prendere i momenti peggiori per invadere? È clamorosa sta roba. Ok. Vabbè, ovviamente loro colpiscono durante l'animazione della morte. Sia mai. Non sia mai. Pugnale difensivo, d'accordo. Qui abbiamo ascia mezzaluna e vortice dell'animella. Qui? Niente, va bene. Hai finito, eh? Ora hai finito. Poi. Ornifex? Eccoti. Bella lei. Fiamma della farfalla.
E pietra di Faros. Oh, we meet again. Oh, we meet again. This is my workshop. In your tongue, I believe I will be called a blacksmith. Blacksmith. I create all manner of equipment. We're using an ancient technique unique to my people. Normally, I only cater to a very select. Tua scelta. My wares are far from ordinary. I am certain that they will please you. I require no payment this time, but you must. Un'anima meravigliosa. My technique absolutely requires it. I trust you will understand. Ok. Intanto cosa ci vendi? La Murakumo, bellissima la Murakumo, bellissima come arma. 20-20, porca miseria, e quasi quasi... Spada della peccatrice perduta, dente di ragno, seta di ragno, S scala S a destrezza. Mannaia, martello di ferro e lancia da ammazza draghi, non ci interessa più o meno nulla. Ok. Are extremely powerful. Ok. It's hard to believe now. Regno fiorente. A flourishing kingdom. Its king, Vendrick, came close to unlocking the essence of the soul. What a dazzling soul he surely had. Imagine what I might create with such a powerful soul. Una roba altrettanto potente, no? Va bene. Non sei strana, sei meravigliosa. Va bene, qua ripeti il tutto. Oh. Sicuramente tornerò a trovarti. No, stavo pensando. La cava pietra lucente. C'era. Abbiamo trovato anche la chiave, vero? Per poter aprire diverse porte. Il problema è che non ricordavo. Non ricordavo. Ok, qua dovrebbe essere più o meno. La porta che ci portava dall'altro lato, da questo lato, ok. Dove effettivamente c'è la porta da aprire. Madonna, che gioco di porte, di parole portose, portanti. Via lui. Loro li tolgo di mezzo perché non si sa mai. Ok. E va bene. Ora, non era tanto questa, ma questa, giusto? No, questa è chiusa, porca miseria. Forse con la... quella lì, forse con la... completando la quest di Creighton, di Pate, non ricordo, onestamente, però quella lì poi si apre. Aia, brutta. Liscio, bellissimo questo liscio. Grande, grande, grande roba, il dramma. Finite in me... Li colpiamo i nemici? Li colpiamo i nemici?
Vabbè. Finita malissimo. Se non sono morto col Dark Look, devo morire con un paio di stronzi qua. Ok. Non facciamo ste stronzate. Allora. Ok. Va bene. Gente cattiva? No. Merda, lo sapevo io. Colpiscilo. Aia. Ok. Ok. Spadone nero pesante da cavaliere. Palla di fuoco migliorata. E seme del fuoco. Va benissimo. Va benissimo così. Tornerei un attimino. Non tanto a Majula. Voglio andare da Strayed. Voglio vedere a livello di... se ha qualcosa di interessante, magari a livello di miracoli. Qualche animella, non ricordo. Vediamo se qualcosa fuori ci si può tirare. Beh, intanto facciamo fuori loro. Ok, Strayed. Sei in una posizione scomoda. Sappilo. Ok. Questa è un'anima contorta. Allora, vabbè, lama... vabbè, spada della forge. Ok, allora. Freccia dell'anima superiore. Pioggia dell'anima, nebbia tossica, ondata acida. Vabbè, oddio, un po' decafonate c'hai, fatelo dire. Hai delle cafonate... The Fever Curse. Ok. Mi dispiace, Strayed, ma onestamente il content che hai non mi attira più di tanto. Quindi andiamo avanti. Andiamo avanti stavolta. Si prosegue. Si può proseguire. Si può proseguire. Di qua. Oh, ma quanto siete stronzi. Ah! Merda secca. No, 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 no e no, Ma per forza devi essere... cioè, non ho capito, devi fare... Dove sono? Mi sono incastrato. Perché mi ero incastrato? Non vedo. Porca merda. La telecamera, telecamera, please. Qua completamente stava finendo in puttanaio. Lastra di titanite, giusto che loro hanno questa possibilità, i soldati di Lievolin, di droppare la lastra di titanite, tanta roba. Freccia dell'oscurità, 15. Fiore congelato, che è la chiave per l'ultimo DLC, in questo caso. D'accordo. Anima d'eroe, gemma vitale radiosa antica, porta fortuna del monastero e ci muoviamo. Salve. Allora. Un attimo. Un attimo. Ok, via, così. Prendiamo ste robe. Fungo di Elizabeth, ci sta. No, i nemici. Mi sa che è andata. No, ma perché soprattutto loro cosa cazzo ci fanno qui, scusate. Almeno l'arma. E vaffanculo, almeno l'arma. Non la vedo. Ma voi vi rendete conto comunque? Porca merda!
Ma no. Pure. Cazzo, mi si stanno... Le dita completamente stanno andando. Eccola. Ok. No. Va bene. Perfetto. Che palle. Qua c'era il... Sì, lo scudo del fiore. Qua tutto il set del nostro buon Vengarl. E gli anelli che erano uno, due, tre. Qua quale avevamo? Quello della difesa, mi sembra, sì. E ci siamo, va bene. Ora si può andare. Ora sì. Salve. Bello. Ok. Di qua. Tac. Madonna mia. Trappolozzi. Va bene. Voi? State benissimo. State una favola. Ya! Yeah! No, che fa? Gli dai la pacca sulla spalla, gli ha dato. La pacca di incoraggiamento. Ok. Freccia pesante di fuoco, freccia pesante distruttiva. Lui è vivo, giustamente. Ok. Osso di drago pietrificato. E va bene così. No! Stronzona. So chi sei, lo stai. Ecco, questa non deve succedere però. Così no però, eh. Usurpatore anonimo, un paio di cazzi. Ok. Ma ti sembra normale? Mi devi hittare per forza? Ora, dov'è che si scendeva per... Sembra qua? Aia. Le caviglie. Muro invisibile? Yes. E poi, allora, lì c'è un bello scrignozzo. Questo lo accendiamo. Mi siedo pure. Ci sta. E sempre, tu ti devi risvegliare perché sennò... Stai a posto con te stesso. Voi? Voi tranquilli, beh? Vabbè. Arco nero da cacciatore. Quello di Faris, di Dark Souls 1. Interessante. Arco di Faris. E via. Animozza. Anima di guerriero coraggioso. Si procede. Salve. You have fought admirably on your journey, cursed undead. I am Nashandra, Queen of Dranglake. A true monarch carries the weight of their souls. The last king of this land, King Vendrick, as he was called. Porta rispetto, stronza. He found the strength to rule his people. Come veniva chiamato. He found more strength to face them. But in the end, he never took the true throne.
visit Vendrick. We have no need for two rulers. Va bene. Va bene. Questa è molto calma. Allora. Chi è? Belclair? Ne facciamo a meno. Via. Ah. Salve, voi due. Bastardo. No, avido. La usiamo sta fiaschetta, grazie. Ula. Vabbè. Ok. Figlio di Baldracca. Vorrei ammazzarli prima lui, considerando il suo livello basso di qualsiasi cosa. Porca merda. No, devo sfruttare il momento. Vabbè. Ok. E ok. E qui la festa, signor Luca, è sempre qui la festa. Buongiorno, 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 buongiorno. È sempre qui la festa. Allora. Com'è? Com'è? Come andiamo? Com'è oggi? Aiuto. Ah. E nel frattempo, che cazzo dovevo fare? Ah, parliamo con il nostro amico qua, il nostro Bernal. Oh, well met, friend. Well met, friend. Good to see you well. Yes, very good. Aia, la schiena. Aia. Aiuto. Per affinare l'abilità con la spada. Si annidano potenti. Porca miseria, il controller. Sì, un vero Chad può brandirla. Oggi va bene, ho appena finito di sbalancare un bancale di computer, ho le mani piene di schegge di legno. Tu come stai? Ma allora, oddio, bene, oddio, ho appena finito di sbalancare il bancale di computer. Schegge di legno, porca miseria. Bello, bello tosto. E come sto? Stiamo, ci siamo. Fin quando ci siamo, fin quando non siamo vuoti... Ancora si procede, ecco, si può andare. L'obiettivo è quello di non rimanere del tutto vuoti. Quindi ancora tiriamo avanti. Boh. Che cosa cazzo hai detto qua nel frattempo? La fine del Crestfallen, no? Infatti, l'obiettivo è quello. Non rimanere come lui. La gente ha un luccichio folle negli occhi. Fammi vedere il tuo luccichio. Non si vede perché sei blurrato, stronzo. Lui se la ride, contentissimo. Felicissimo, va bene. Allora, un attimo. Devo cercare un attimino di organizzare la mente e il tutto in questo caso. E... che si fa? Si livella la scheggia, devo anche dare, me l'ero scordato completamente. Quindi anima di eroe, anima di guerriero coraggioso e anima di disperato, va bene. Quindi, signorina, eccoci. Is that a shard? Sì, shardami tutto, va bene. E ci siamo. Così siamo a 10. Siamo in parità e tutto è perfettamente in ordine. Allora. E beh, questo secondo slot a volontà mi attira parecchio in ottica futura di qualche miracoluzzo stronzuzzo. E quel
punticino per ora e poi il resto a fede, ma famola così, famola così, famola così, facciamola sporca, facciamola terribilmente sporca, non sporca, quindi va bene così, che se per ora, cioè io non ho, mi piace come, sto aumentando la fede, ma miracoli, ma nemmeno uno per sbagliare, cioè c'ho solo guarigione migliorata, ah no, giusto, lancia del fulmine migliorata, che bellezza, onda di forza. Che stronzata, va bene. Vabbè, va bene così per ora. Va bene così. Torniamo al castello. E via. Aiuto. Ok. Scomparso Bernal nel frattempo. E... castello di Dranglake. Quale può essere il... non lo ricordo il castello. Vuoto di memoria. Ah, l'ascensore, l'ascensore, l'ascensore. L'ascensora. Quindi per ora di qua. Sentono voci fuori, sentono situazioni. Allora. No, questo è chiuso. Cazzi! Cazzi! No, l'ascensore, la scala, c'era la scala. La scala dell'ascensore. Quindi di qua. Giusto? Giusto? Giusto. La scala è infinita. E... bella lei, sempre bella. Set di Vengarlozzo. Merda. Merda, merda, merda. Ah, l'ascensore si doveva sbloccare con questi stronzi. Beh? No? No, quello era nella versione basic del gioco. Stavo scherzando. Mia, che cazzo? Te pare, figlio. Figlio della merda. Dalle pareti. Va bene. E allora? Oh no, 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 voi, voi, voi. Viecce, viecce. Che succede? Arrivano messaggi dal lavoro. Basta, fermi tutti. Ora no, non è il momento. Non è il momento. Non mi interessa. Non mi interessa. Che cos'è? Tanto per capire. Stato cacciato? No? Ah, ok, no. Va bene. Allora, ok, dovrei aver calato l'ascensore in questa maniera. E vediamo se aiuto. Com'è qua? Che dicono? Che dicono? Ah, vabbè, fotte sega, non mi riguarda. Antico martello da cavaliere. E poi campana di Caifa e spadone dell'animozza, degli immortacci miei. La campana di Caifa non dovrebbe essere migliore di quella del drago che abbiamo beccato grazie al patto. No, infatti è un quarto. È un quarto quella del drago praticamente. Figlio di zoccola. Salve. Stai calmo, stai calmo. Cavalluccio. Rutto tattico. No. Questi movimenti ambigui. Te pare, figlio di troia. Dai. Falla una cosa che è analogica. Attendo una tua mossa. Niente. Devi farmi rischiare. Sputa, 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 sputa. Fai la sputazzata oscura. No? Sono morto? No. Va bene. È andata, è andata. Anello della protezione di Gower. Questo non è male. Questo non è male perché potrebbe servirmi nel mio intento del provare a vaffanculo, del provare a abbattere il buonissimo e schifosissimo
Ce la facciamo a non farci inculare? Grazie. Drago antico. Quindi per ora usiamo una bella gemma vitale radiosa. Facciamo fuori questi altri stronzi. Not nice. Ok. Yecce. Roll nel mezzo. Funzionato. E ok, e ci siamo. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Il clacson, partono clacson fuori, ci sono robe. Oh no! L'ho scordato! Cazzo! No! L'avevo scordato! Porca merda! L'avevo dimenticato. Dimenticanza letale questa. Benissimo. No, bella lingua lui. Nodaci, osso di drago pietrificato, d'accordo. Stava finendo in merda. Erroraccio, mamma mia. Questo? Ormai non, ho perso completamente la fiducia. Completamente. Tempesta di fuoco? Però a livello di miracoli sempre in merda, eh? Cioè... c'è una sega. Nothing. Ok. Aspetta, devo un attimino qua. Ok, perché il microfono... ogni volta ho paura... che... per quanto è vicino possa finirmi di sotto sto minchia di microfono. Ok, ci siamo. Qua non c'è nulla. Qua teoricamente... piano con quelle frecce, lui convinto. Aspetta, 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 ora vengo, eh. Ya! Te, nell'ano. Perfetto. Cos'è stato? Ah, salve. Lock, 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 lock. Che gioco di merda. Va bene. No, però adesso, ora stai esagerando, sappilo, eh. Ora hai rotto il cazzo. Io, quest'idea del tenkare ogni volta... guarda che con quella coda, come scassa le palle. Gargoyle infame, per te solo le lame. Titanite scintillante. Teoricamente, dico teoricamente... sto dicendo una cazzata? Una volta non c'era una... troppo... qui in zona... ho detto una cazzata, ho detto una cazzata, va bene. Benissimo. Mi rimangio le parole. Bella lei. Non il... non l'attacco in salto, figa. Perfetto. Gabbia infuocata anche meno. E via. Erba crepuscolare appassita. Tunica da maga del deserto e pietra magica. Polvere riparante, fiamma della farfalla. Tu sei pacifico, d'accordo. E qui un altro frammento di fiaschetta Estus. Meraviglia, meraviglia, merdaviglia. Allora, adesso, se non dico cazzate, teoricamente ho abbassato l'ascensore. Tra l'altro questo è l'ultimo osso del ritorno che mi ritrovo. Not good. Io andrei un attimino a Majula, sia a dare il frammento alla signorina, sia a comprare qualche ossetto del ritorno, perché così un po' mi preoccupa la situa. Un po' mi preoccupa la situa, quindi... signorina, è uno shard. Affievolami. Appallottolamelo. Affievolamelo. D'accordo. E... Yossi? Sharkwarly vendeva? Non ricordo. Cazzo che fail. Praticamente Sharkwarly dovrebbe vendere. Oh, is that you? Non ho smarrito la via, Sharkwarly. Devi vendere so...
Riduci i danni da caduta. Stivali del felino volante. Diventiamo un gatto. Ne prenderei 5. Sì. Li ho presi, vero? Sì, sì, li ho presi. Li posizioniamo qua e andiamo. Ma che è sta roba? CPU person? No, 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 no. A me ste robe non vanno bene. Via. Che è sta roba? Che è sto spam? Che CPUvers? Che CPUvano? No. Fermati. Postazione chat. Come faccio a togliere? Porca merda. Un attimino, perché sta roba... Che CPUers? Fermati, fermati, fra. CPUers non esiste. Elimina messaggio. E via. Ok. Da un moderatore che poi sarei io il moderatore. Cioè... Messaggio eliminato da un moderatore. Perché io sono il moderatore, io sono l'artista, io sono l'autore, io sono il creatore, io sono il content creator, io sono lo sviluppatore, io sono tutto in questo cazzo di canale. Va bene. Cioè... Va benissimo. Va bene. Ok, allora, avevo un'idea, non so se potrebbe essere una stronzata. Seguite la mia idea. Potrebbe rivelarsi la roba più stupida da poter fare. B. Potrebbe essere sensata come roba. Cioè... Fermi tutti. Be gone, fot... Ora quanto fa? 4.35. Vabbè, io quello non lo devo guardare realmente, perché poi c'è lo skilling, effettivamente. Però se ci pensiamo, su Dark Souls 2 non credo che qualcosa sia realmente resistente al fulmine. Quindi, sapete che vi dico? Ma sti cazzi. Potrei aver fatto l'errore più grande della mia vita. 5.41. Allora, numericamente... è aumentato, perché effettivamente lo skilling in fede è uno split damage, sì, però magari potrebbe anche andare come split damage. È da capire, è da testare. Ora si può salire. E poi dovrei rendere del fulmine, ma questo non credo possa mai succedere. Anche la campana del drago, effettivamente. Che però richiede quel 50 fede che un po' mi sta proprio sulla giugulare in maniera importante. Ma va bene così. Allora. Che tristezza sto personaggio. Aumento la fede, ma non ho miracoli. Cioè, sono un chierico senza meta. Salve. Lamentati. Chiave del passaggio del re. Ricettacolo per anime e seme del fuoco. Scudo magico migliorato. Vabbè, avendo la chiave del passaggio del re possiamo scendere. Con quale celerità? Bene. Ok. E ci siamo. Allora.
Assaggio del re, yes. Tre teschiesca. Ah, gli stronzoni. Li ricordo loro. Chi è che si alza? Tu ti alzi? 904? Porca merda. Ma è per il fulmine? Non lo so perché lui non ha preso da tutto sto danno. Potrebbe essere stato il fulmine. Ma non lo so, forse un counter, una specie di counter. Allora ascolta queste combo. Ok. Lama doppia di pietra, simpatica. E comunque a sto punto tutti i livelli li andrei a buttare nella fede in questo caso. Oggetto pietrificato. Boyd, il cavaliere della cenere, non penso possa interessarmi. Bennart mi interessa. Bennart mi interessa. Bennart, che prima ho chiamato Benarl, nuovamente, sempre. Faccio sta cacata. Alzati. E andiamo. Stronzone. Ostia. Niente, questo attacco 100% mi colpisce sempre. E combattere lui con una lancia, diciamo che potrebbe essere problematico. Bennart, fai il tuo. Ok. Occhio. Ok. No, liscio. Bastardo. Tutti e tre, poi mi raccomando, eh. Ok. Dai, sta spammando. Vai Bernard. No. Tristezza. Che sei incastrato praticamente. Dai. L'ultimo colpo. Ti è. Nemmeno te lo faccio evocare. Cesso. Grazie Bennart. Gentilissimo. Ok. Dovrebbe essere un mimic? Io e la mia testa malefica. Anello di quarzo degli incantesimi più due, falò ascetico e dardo dell'animozza. Va bene. Andiamo. Che boss. Che boss. Che boss. Aia. Quel microfono che fa le bizzeffe. Fa le bizzeffe. Ah. Belli comunque questi ascensori. Simpatici. Ok. Si preannuncia una zona di merda, questa. Allora, fiore verde. Top. Eccoli. Cioè si sente. Ah, oddio. Che incubo. Che incubo. Amana. Amana. Il terrore nell'anima. Oh, signore. Quante cadute in acqua, quante morti per gravità, quanti pochi frame che ha quell'uomo là sotto. Va bene. E salve. Tu cadi di sotto. Tu che guardi?
Niente, perché sei morto, stronzo. Bella lei. Che fai? Vediamo se si vedono. No, fermo. Gli occhietti. Guarda, guarda che bello. Disgraziato. Povero, povero, povero diavolo. Erba crepuscolare appassita e Vincenzo dello Scettico. Il signor Vincenzo dello Scettico, d'accordo. Momento. Ah, l'ho anticipata, Allora. Ok. Ma devo dire che l'arma infusa con il fulmine fa il suo porco, sporco, bastardo ed infausto lavoro. Attacca, non attacchi, attacco io allora. Ok. Ok. Madonna i danni, madonna i danni, madonna le trambate sui denti. Tiè. Tiè. E che cos'è? L'easy mode di Dark Souls 2? Che cos'è? Ok. Effigie umana. No, liscio. Va bene. Anche perché giustamente stando in acqua. Lancia. Scusa, con il fulmine. Va a dare questo quid in più, no? ...61.000 anime... ...che io sto portando da presso con... ...anche una certa spocchiaggine in questo caso... ...devo fare molta attenzione in realtà... ...considerando appunto anche la zona... ...fiamma della farfalla, ti tenete scintillante... ...e... ...non so se accendere una fiammella qua, ...camminare in queste zone... Un po' di caga me la mette. Devo essere onesto. Si è zittita. Eccola. La ninfa Nito. La milfa Nito. Dica. We knew you were coming. And stopped singing. Perché devi blurrare tutta quanta? Ok. We are here to sing to those bound by death and dark. Che bella la signorina. We will sing here forever, as we always have, from long, long. Ringraziamo la gentile partecipazione del mercante ambulante. Eccolo, sta passando. Perfetto, penso si sia percepito per intero. Esatto. Vabbè. Ha proprio rotto il momento, no, vabbè. Non usciremo mai da qui. Non ce la possiamo fare. Ha distrutto un momento. Piace che hai il trucco che è perfetto. Pietra liscia e setosa, ma sicuramente mi aiuterà. Va bene, basta, l'hai detto, va bene, le piccolette danzano, ci siamo, perfetto, ballate, ballate, balla, Franky, e va bene. Via tu. Oh no. No, no, non di nuovo. Ok. Ah, già vedo lì i gank. Cerchiamo di prenderli in un modo che può avere un senso. Ma intanto tu mi hai guardato male, quindi via. Una alla volta, si può?
Può, via, mi hai visto, mi hai visto. Sì, mi hai visto, proprio tu, esatto. Locke! Ok. Tridente scintillante. Tu vai via. Effigie umana, nice. Su cosa mi sto incastrando? Nulla, ok. Mi hai visto? Ci hai visto, dai che ci hai visto, ci hai visto. Yeah. Viecce. Perfetto. Gemma vitale radiosa antica. Loro hanno dei drop niente male. Hanno addirittura la pool della titanite scintillante, quindi... E anche una discreta zona di farming. Ok. Di lusso. E via. Va benissimo, va benissimo. Va più che bene, va troppo bene. Non è che magari qua dietro... Non è che ricordi tanto... No, non facciamo scherzi perché ci finisco di sotto di cattiveria, quindi non facciamo cagate. Allora... No, dite anche voi no alle cagate. Che cos'è, un party questo? Che cos'è, disco? Disco Souls? Cos'è sta luce un po'... Salve? Guardali, guardali, i leaker di Resident Evil, guardali. Ok... Siero del sanguinamento. Questo con tranquillità lo apriamo senza nemmeno dare il colpetto per la confidence che abbiamo addosso. Titanite scintillante e tre pietre lisce e setose. Va bene. Ci sta. Ci sta. Via. Ehi. Ah, è già qui. È già qui. I calendari cominciano a scorrere velocemente. Già qui i calendari cominciano a passare velocemente. Figli di zoccola. Calma. Perché prima io... Esatto, il bonfire. Allora, a sto punto, con questi animelli, io farei una roba... sicura. Un level up... tranquillo, in modo da non avere magari poi sensi di colpa in caso di drammi. Quindi dove stanno? Ah, intanto ci sono le animelle qua, via queste, via questa e pure questa, e si sbotta tutto in fede a sto punto. Bearer of the curse. Quindi uno, due, tre livelli. Ok. Potrei anche dire sì. Ma sì. Va benissimo. E via. Torniamo in quel dramma. Ancora, questa live è mancata effettivamente la morte. E ho paura che possa arrivare nel breve. Onestamente. Già si sentono i figli dell'Androchia con l'aimbot, con l'homing. Eccoli. Fino alla fine. Che ha detto? Ah, salve. Lui? Lei? Ok. Sento movimenti dietro. Ok. Ma cazzi! Ma fermo! Tutto mi sta alloccando, tutta la mappa mi sta alloccando. Fermo! Se ne può più? Già mi sono rotto le palle. Mi sono sfracassato i maroni. Dai, Che cosa ha detto? Agagari Buba.
A Gagari Buba, ma anche te. Chi è? No! Che posizionamento di merda! Dai! Chi è? Seme del fuoco. Finita? Finita la tragedia? Ah, ce n'è altri. Ok. Allora, guardali, guardali come sono messi. Come la fanno stealth. Sono di qua, eh. Ok. Ghiacce. Perfetto. Yes. Questa dovrebbe essere, se non ricordo male, l'alabarda elicoidale. Proprio lei. Testiamo. Oh no, devo mettere un attimo sotto carica. Cazzo, fermi. Botta il microfono. No. Porca merda, mi devo contorcere. Ok, perfetto. Abbiamo salvato il vaso di Pandora. Raccogli oggetto. Ah, madonna mia, che memoria. Alabarda elicoidale. Elicoidale. Il risotto con le erbette, d'accordo. Là abbiamo un nostro vecchio amico. Va bene. E... ma sangue di Giuda, ma che zona... che zona fatta apposta per dire devi morire. Proprio la zona fatta apposta per far schiattare. Va bene. Non vedo, io non vedo però. Io purtroppo... ah, di mio già ho un deficit visivo non da poco. Mi mancano più o meno gli occhi. Se poi mettiamo che... se poi mettiamo che la zona è quella che è, fatta volontariamente apposta per essere un... ecco, ad esempio. Ecco, ecco. Finita. 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 Calma, 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 calma. Non m'ha visto lui, beh. Lui non m'ha visto. Là il bastone è andato. Ok. Acqua cremisi, va bene. Va bene. Ha un momento suo di riflessione. Tu, via! No, madonna, il liscio, ci stava questo liscio. Bastone di Amana. Ok. Minchia, quello, quello aveva droppato. Amico mio. Oh cazzo. Tutti, tutta quanta la combo. Perfetto, tutta. Fai qualcosa. Non è morto. Tragedia. Madonna. È andata. Anima di guerriero coraggioso. Io ne userei un'altra. Così. Tanto per... no, qua per forza si deve usare. Qua si deve usare per forza perché... che cazzo è? Ma che è? Ma è impazzito completamente. È impazzito quest'uomo. Allora, guardando a terra, facendo un'attenzione importante, ad esempio, no? E tanto vengono shottati anche ad una mano, quindi per ora siamo messi quasi ok. Beh, già ci siamo capiti male qua, già ci stiamo capendo male qui. Il lock, sangue di Giuda, il lock, va bene. Calma. Aspetta, fammi... vabbè, non mi becchi. Frammento di fiaschetta Estus, ma non è finita, perché... esatto. Questo era... Spada del Sole?
Che figata. Ecco, è Jasper del Sole. Jasper del Sole. Col discorso fede. Io rimetterei un attimino. No, forse no, forse sì. Madonna che paura, mi sono cagato. Sparare il sole, già per quella che potrebbe essere l'idea della build ci può anche stare. Quanto richiede a Fer? E sbaglio sempre, crazzo. 36? 36? Cazzi! Va bene. 36? Va bene. Allora, torniamo indietro con una certa calma. Vabbè, si può togliere la torcia, tanto il rischio di cadere qui risulta essere minimo. Allora, apriamo sta roba. Qui abbiamo pietra liscia e setosa. Ora, l'evocazione è quasi quasi, quasi quasi in base a quella che è la zona che sta per venire. Schmid, il cacciatore solitario. Ma considerando che sei una di quelle evocazioni a tempo, io ti evocherei pure. Sai com'è? Così per sfizio. Che zona di merda. Va bene. Tu? Sono qua, eh? Sono qui, eh? Bravo, Schmid! Leggendario, Schmid. Leggendario. Allora. No. Ok. Accendi. Non voglio accendere la torcia, vorrei più che altro. Allora, calma. E lo sapevo io che qualche stronzo mi doveva. Madonna, è finita. Dramma. No, 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 non me la devi. No, questa non me la devi fare. Questa non me la devi fare. Schmid! 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 Figlio di zoccola! Sapevo. Niente. Lo sapevo, lo sapevo. Era previsto, era calcolato, era preannunciata. Era una morte preannunciata. L'avevo detto prima ed è arrivata. Perché giustamente Amana non perdona. Amana non perdona. Amana non perdona. Ora, la cosa più brutta è dover tornare là, effettivamente, sani e salvi. Più sani che salvi. E riprendere le animelle. Cercando di non schiattare in questo caso. C'è una roba un po'. Che brutta roba. Dai, Perfetto. Perfetto. Prefetto. Bene. Che palle, che rabbia. Va bene. La rasciamo? La rasciamo? È rasciabile, Amana? Dite che è rasciabile? Io non lo so. Io non saprei. Ecco qua, te pare che... Nelle chiappe... Però hai rotto tre quarti di cazzo. Non è possibile. Entra. Entra. Ok. Usiamo le gemmine qua. Per ora. Schmid, non è che prima tu sia stato di grande aiuto. Quindi gradirei una forma di... Non lo so. Di supporto. Hai un cazzo di arco? Usalo, no? Hai un arco? Lo usi l'arco. No, abbiamo il Legolas from Wish. Porca merda. Dai, dai, forza. Io lo so che questa è la parte dove ora comincio a tiltare, la live comincia ad andare in merda, lo so. Perché perdo la calma, perdo la concentrazione, perdo tutto quello che può...
Schmidt, ti vedo un pochino perplesso, eh? Vedo della perplessità nei movimenti. Ma se io riuscissi magari ad evitare loro, partiamo con loro, partiamo in maniera graduale, Schmidt? Schmidt? Oh, può anche andarmi bene questo colpo che prendo. È stata sconfitta? In che modo è stato? Schmid, tra l'altro sconfitta, non sapevo fosse una lei. In che senso comunque? Com'è che sei stata? Dove ti sei? Fanculo, veramente. Fanculo. Schmid, vai a cagare. Eccolo un altro. Eccolo un altro. Vai. Bravissimo. Liscio. Bello. No. Ok, la culata, la culata, regalami la culata, grazie. Ti si vuole bene. Frutto comune. Va bene. Che anello vitale più 2 è abito del cantore, d'accordo, diamo una sistematina al mic. Un attimo mi riavvicino perché avevo perso la condizione spazio-temporale. Che cazzo di agro hanno? Hanno un agro? A me farebbe piacere, infatti. Ok. Il piano era proprio questo. Va bene, lo prendo pure il colpo. È uno scambio equo. Vorrei usare la gemmina, me la fai usare? Mi fai gemmare? Guanti dell'arcidrago. Dell'arcistronzo più che altro. E via. Ok, dovrebbe più o meno essere passata la parte quella. Stavo scherzando. Madonna, non l'avevo visto! Visti? Va bene. Va bene, bene un cazzo. Oddio! Pazzito lui. Elmo dell'arcidrago. Lei che fa? Signorina, in questa posa un po' so tutta io. Ok. Però questo abuso di gemme vitali non mi sta. Non mi sta piacendo per niente. Ma neanche un po'. Neanche un po'. Teschio esca. Dio santissimo, qua qualcosa c'era? Eccolo, si vede. Ah no, questo, quello si prende dall'altro lato. Anima di eroe, benedizione divina, perfetto. E via. Progressi, pian piano, pian piano, molto pian piano. Salve, molto pian piano, si progressa. Si. No! Hai finito di scorreggiare, grazie. Gemma vitale. Falò. Ora io ho una grandissima, enorme domanda. Questo gran bagascione che ho davanti, senza avere una roba a distanza. Aspetta, giusto, giusto, giusto. Calma, 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 calma. Ecco a cosa serve l'evocazione. Felicia! Renditi utile. Quelli non si sono ok, triggerati. Felicia, hai un compito. Ti ho evocato per un motivo semplicissimo. Carica quella merdaccia. Carica. Felicia. 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 Quello. Oh Felicia! Non loro! Beh, signori, noi aspettiamo fin quando Felicia effettivamente capisce quello che è il suo compito in questo caso. Ah, forse.
Sì, di qua. Bravissima. Ora lui. Dai. Oh, cazzutissima. Guardala, guardala quanto. Meraviglia, meraviglia. Ha droppato là, droppato. Via tu. Gemma vitale. Andiamo, 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 andiamo. Ah, Gesù. Vai, Felicia, sì? Hai capito? Ti aiuto, ti aiuto, ti aiuto. Va bene, va bene, va bene. No, no, non ti preoccupare. Carichiamo, carichiamo, carichiamo. Carica, carica, carica. Carica. A cazzo durissimo. Felicia! Va bene. No, stamina. Chi è? No! Forse avrei dovuto puntare prima il mago. Si sta capendo un cazzo. Via. Ok. Ma non invadeva qua il buon... come si chiamava? Kinkir? Eccolo. Non Kinkir. Kindalur. Va bene. Eccolo, Kindalur. Dove sta? Kindalur? Chi... porca merda. Buon uomo. Ok. Felicia! Forza. Guarda che figlio di zoccola. Donna, che difficoltà nel movimento. Sì, però ragazzi, non è che possiamo fare ste stronzate. Cortesemente. Ok. Già colpirlo è un passo avanti. Niente. Ok. Kindalur l'insolito. Porca pu... colpisci, colpisci, colpisci perché finisce malissimo. No! Bella questa roba, mi è piaciuta. Va bene. Ha droppato. Quanti da sacerdotessa. Ok. Figi umana. Ci siamo. Ci siamo, calma. Ci siamo. Vincenzo dello scettico. Anima di guerriero coraggioso e osso di drago pietrificato. Qui nulla, ok. Lama doppia di ferro rosso. Questa è un'arma clamorosa. Clamorosa. Clamorosa l'arma, la lama doppia di ferro stronzo. Anime ricercanti cristallizzate. Felice, mi devi fare un grandissimo piacere, tesoro. Ti devi... grazie, spostare. Felicia? Ok. Adesso quello lo possiamo recuperare con molta tranquillità. Sempre dando un occhio a terra perché la morte è dietro l'angolo o sotto i nostri piedi, punti di vista. Grande anima di cavaliere valoroso, Felicia. 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 Cortesemente. Felicia. Felicia. Ok, grazie. Va bene. E andiamo. Questo è... grande anima di cavaliere valoroso, fiore verde. Va bene. Non ci facciamo domande. Felice, sai che ti dico? Siccome
Come? Dove cazzo sta? Eccolo. Come mi stai leggermente sulle palle, ti cacciamo, va bene? Va bene così. E la famo da solo. E... possiamo andare, sti cazzi. Canta, signorina? Salve. Demone del canto. Va bene. Apri. Colpetto. Madonna i danni. Ok, ho esagerato forse? No. Apri. La famo no hit? La famo no hit? Si prova il no hit? Stavo scherzando. Cioè, siamo passati dalla famo no hit al non morire. Porca merda. Ci ho preso tutta la combo. Apriti. Ok. Va bene. Ok. No. Ma tu non... Ma... Che stronzata. Apra. Tenchiamo un po' troppo, mi sa, per i miei gusti. Ok. Porca merda. Non vedo niente. La culata. La OE mi ha danneggiato. Apri, 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 apri. Bello tu. Vai a cagare. Vai a cagare. Demone del canto. Anima demone del canto e chiave del vincolato. Questa serve. Questa serve. Allora, intanto, che abbiamo di qua? Tragedie. Tanto tu vai via. Bello. Ti devi spostare. Sei in una zona terribile per combatterti. Hai una cazzo di alabarda. Hai un vantaggio. Cioè... ok. E via. Sulle chiappe. Prima di entrare lì dentro, qui dentro, che abbiamo qua? Tristronze. Pula. Ci si può camminare, vero? Sì. Brr. Ok. Finto? Non finto. Freccia magica. Freccia Magikarp. D'accordo. Ah, quanti ne abbiamo? Non ho ossi? Mi stai dicendo? No, sì. Non rami? Cos'è questa diavoleria? Non ho rami? Non ho rami. Va bene. Va bene. Che tristezza. Che delusione. Sono rimasto malissimo. Va bene. Allora. Ascensora. E sto pensando cosa voglio fare. La chiave del vincolato, quindi prossimo bonfire che accendiamo. Intanto devo andare a Majula. Si livella, si dona il frammentino e si torna al castello effettivamente. Aia. Quindi andiamo. Cripta del non morto. Boom. Chi hai da dirmi? What drives you so?
che ci spinge. La vita è bella, si è trasformato in Benigni. Aldia, anche conosciuto come Benigni. Bandì l'oscurità. Ok. Forma effimera. Sì, ma con calma comunque. E sì che la desidero, in ogni caso. Quasi vero monarca. Quasi vero. Bene, ritorna nell'ombra, merdaccia. Ok. Adesso, ingresso della cripta del non morto. Majula, piano d'azione, Majula. Livello, Estus, frammento. Chiave del vincolato. Allora, calma. Is that a shard? È uno shard, shardati. Ok. Livello. Animelle. Ci siamo con le animelle, yes. Ok, 9000. 10000. E via. Ora sì. Continuerei sempre sulla falsariga della fede. 4 livelli, ci sta. Ok. Poi dicevamo castello. Anzi, aspetta, col restante delle anime una bella fornitura di gemme vitali. Queste 18 le prendiamo. E ora effettivamente castello. Eccoci qua. Ok. Palla di fuoco, un incantesimo standard dei vaffanculo, dei piromanti, fammi leggere. Allora, l'ascensore. Volevo ricontrollare un attimino. Livello 140. 27, 20, 30, 13, abilità 32, fede 30. Teoricamente Velstad con la sua anima si poteva fare il miracolo giuramento sacro, se non ricordo male, che è un bel buff offensivo e difensivo. Il problema è che non ricordo l'ammontare di slot che richiede a livello di armonizzazione. Mi sembra addirittura 4. Comunque un tantino, eh. Ora poi vedo perché. Spada del sole lo vorrei mettere. Anche giuramento sacro. Dica, Milfanito. Questi orgasmi. Vabbè. Anello del morto. Grande dialogo è stato, devo dire.
Grandissima linea di dialogo. Cos'era l'anello del morto? Mantiene. Ah, ok, mantiene un aspetto umano da essere vuoto. Va bene. Va bene. Ok. Oddio. Sempre queste bottarelle al microfono ci stanno. Amana? No, non era Amana. Era la cripta. La cripta. La cripta. La cripta del non morto. Pietra sanguinante. Eccoci qua. Allora, calma perché questa è una zona tostarella. Sa essere tostarella. Si è affrontata male. Quindi cerchiamo di metterci in testa che ci vuole un minimo di attenzione. Ecco. Allora, quindi partendo da voi due. Prima uno, poi l'altro. Facciamo così. E facciamo così. Prima uno. E poi l'altro. Ok. Salve. Torcia, va bene. Ok. Posso? Bello grosso. E via. 2280 anime. Alla faccia. Ah, no, ste stronze. Un attimo. E queste. Ah, beh, oddio, i danni non è che siano così devastanti. Però questi mi preoccupano. No, ok. No! Veleno, evitiamolo. Ma porco Giuda, ma ho detto il veleno, evitiamolo. E lo hai ritirato. Ma sei una merdaccia. Un attimo, perché qui. Oddio. Panicando con loro, per favore, no, eh. Anche meno. Ok. Ci siamo. E segno di evocazione, ne facciamo benissimo a meno. Riusiamola, un'altra. Hold. Va bene. Ok, non è che magari si vede. No. Salve. Grande anima di soldato ignoto. Agdain. Ok. I am a finito. Finito. We weave death and watch over the dead. This task was granted to me by the one who gave us the first death. Countless souls rest here. Some of them from ages long ago. Some were rich, others poor, some wise, some dull, but now. Nella morte diciamo che si rincontrano un po' tutti, eh? Mettiamola così. Sì, Did you come for him? The one called Fendrick. You will find him deeper inside. Many castle servants and the like have come to fetch their lord. But they rest here now, put to death by the king's own guards. Perhaps. He's not in the mood for company. In the past, humans were one with the dark.
The former king of life, he feared humans. Feared that they would usher in an age of dark. How queer you humans. How you go on, never separating truth from fiction. This place is welcome to all, provided due reverence is shown. Okay. Is equitable. Morte accetta tutti equamente. Tell me what you desire. Show me. Agdei mi sta mettendo addosso un senso di felicità che non puoi comprendere. Guardiano della cripta è una toccatina. Me la do, se sa mai, apprendi i gesti. Abbi pietà. Ok, hai altro? Vabbè, ripeti il dialogo, d'accordo. E ci vendi? Anello delle spine più uno. Frecce e dardi di oscurità. Effigie e funghi di Elizabeth. Calma dell'anima. Miracoli perduti preservati nella cripta e non muore. Infliggi ingenti danni? Ah, ok, gli esseri vuoti privi di intelletto. Rozzo umano, fa come vuoi. Non ho capito questa forma di... Cioè, ti porto rispetto, non produco luce, non rompo il cazzo perché sono umano, giusto? È proprio la razza in sé che è un po'... Ti capisco. Va bene. Il problema è l'essere proprio umano in questo caso, d'accordo. Sotto! Aia! Abbiamo dei luz, cenci da prigioniero, incenso del sempliciotto e anima di grande eroe. Porca miseria, questa è quella da 20.000. Questa è quella da 20.000. Grande roba. E salendo, e te pare. Chi è? Qui abbiamo... Ah, il globo dell'occhio infranto, Che sta succedendo? Stai molto calmo, Globo dell'occhio infranto, diciamo che la nostra amica Alicia ha più o meno finito di fare i suoi giochetti. Ecco, mettiamola così. Dopo gli facciamo una bella visitina. Brutta questa perché vorrei evitare di suonare le campane, le campanule. Oh no! Diciamo che combattervi con la lancia, come sempre, non è comodissimo. Va bene. Pezzo di titanite, osso di drago pietrificato. Questa scala? Ah, ok. Salve. Tiè. Incenso dello scettico. Che poi ci ho pensato, è vero, potrei usare, volendo, per ridurre... Dita vizzite, fa lo scettico e ti tenete scintillante. Per ridurre i requirements dei miracoli, se mi sembrano un tantino troppo alti, posso anche arrivare ad usare degli incensi, effettivamente. Anche se, pensando in ogni caso, la campana del drago... Porca merda! La campana del drago richiede 50 fede. E quello è il cazzo, quello serve 50 fede, punto. Quindi... diciamo che funziona relativamente come discorso. Ma porca merda, per forza... In ogni caso si deve aumentare la fede, quello sì. Pietra liscia e setosa. Oh no! Pietra liscia e setosa. Oh, cazzarola. Chi è? Frammento di titanite. Anima di eroe? L'ha droppata lo scheletro? Fatemi capire, lo scheletro può droppare for free 10.000 anime? Così? A sbuffo?
Ci sta. No, tutta la combo, tutta, falla tutta, mi raccomando. Tutta falla. Pietra oscurante. Chi è? Vai via. Questo drop. Ce la facciamo senza dover magari... Ok. Effigie umana, 2. Censore del sempliciotto e bomba nera. Qua abbiamo un falò. Avendo un falò qui io farei una robetta. Ha suonato la campana. Vabbè, me ne sto andando. Pochi problemi. Via sti cazzi, addios. Ok. No, stavo per dire, avendo preso il... avendo recuperato il globo, l'occhio del globo infranto, facciamo una bella visitina a Lysia e finiamo, terminiamo quello che è il suo regno di terrore. Però prima un attimo. Sì. Ok. E... cosa ci potresti dare? Estratto di guarigione migliorata, rigenerazione, vita fulgida, preghiera purificante, forza, lancia del fulmine, ritorno. Che però 3 utilizzi, che disgrazia. Ritorno no, non serve, considerando che poi si ottiene la... Non mi servono. Perfetto, chiudiamo questo tuo fregare il mondo intero. Stavo per dire, ritorno serve relativamente, considerando che poi la signorina ci dona la piuma. Salve. Curses, mi hai scoperta. T'ho scoperta, sì. Attenzione, questo è devastante. Ecco, ora comincerà a rompere il cazzo Lysia, perché poi ha sto vizio del doversi... te pare. Curare. Ora si curerà sicuramente. No. Cazzo, è andata benissimo. È andata benissimo. Ok. La cosa più pericolosa di Lysia ogni volta è il suo continuare poi a spammare Ira degli Dei e la cura a ripetizione, in modo da praticamente bloccarti completamente, cioè non si può fare nulla. Oh cazzo, però aspettate un attimo, considerando pure il discorso che ho aumentato la fede, io farei una visitella... a chi fino ad ora mi ha sempre ripudiato. Andiamo. Vediamo se questa volta riconosce l'oscurità che c'è dentro di me. Mi ricordo se bastava la fede o era pure una combinazione con qualche punticino di intelligenza. Perché se serve pure l'intelligenza, estamos è la merda. Porca puttana! Perché giustamente i malocchi sono un mix, ecco, tra fede e intelligenza. Quindi lui mi schifa a merda. Quanto ho intelligenza? 3! 3! 3! Ho l'intelligenza di un bradipo morto. Bene. Ci credo che mi schifa. Ci credo. Ci si può credere. Va bene. Quindi torniamo qui. E procediamo. Allora. Oh. Chiudiamo le campane. Evitiamo un po' tutti. Scheletrozzo, non mi dispiacerebbe avere un'altra anima di eroe. Ah, ma forse... no, non l'ha droppata lui. È che c'era quel cadavere a terra e mi dava l'impressione... Ok. No, non l'ha droppata lo scheletro. È stata una sensation, d'accordo.
Ula. Oh, ma quanto devi essere rompiminchia. Aia. Occio, eh. No! Sapete che sono morto? Sapete che sono morto? Sapete che, porco Giuda, sono morto, porca puttana! Vabbè, l'importante è aver rotto la... la statua. L'importante è quello. Cioè, nell'arco di 10 secondi è spuntato un fantasma, uno scheletro, un non morto, il bastardo che spunta dalla parete. Tutto quello che poteva spuntare è spuntato. Va benissimo. Giusto. Perfetto. Ora andiamo. Ma perché effettivamente... effettivamente... questo quantitativo di stamina mi... un po' mi distrugge, un po' mi devasta. Che cazzo... no, ora avete rotto però, eh. Ora state un tantinello esagerando. Non ce la sto... non sto riuscendo a colpire. Figlio di puttana! Lo sapevo io. Ok, un cazzo. Bene, spostati. Ma l'idea della... guanti di Leidia. L'idea del poter cominciare a, potenziare, cioè potenziare, la dovrei andare anche a prendere effettivamente. La Murakumo non è lontana. Non è lontana. Qua non c'era un muro invisibile? Eccolo. Anima di eroe, benedizione divina. Bordello in sottofondo. Non ci provare più. Tu. Ok. Qui dentro abbiamo... era la... l'Avelin. L'Avelin, l'Avelin. D'accordo. Solo che non ricordo il moveset della Murakumo. Ah, giusto, è il moveset di tutte le spade curve. Gli spadoni curvi. E gli spadoni curvi su Dark Souls 2 sono importanti. Posso? Signori? Ecco qua. Ok. Va bene. Aia. E va bene. Via. Elmo imperioso. Grazie. Sotto? Yes. Oddio, sta zona, non vedo una sega, è pericolosissima. Ricordo solo questo. Piano, occhio. Ok, devo distruggere... merda, l'ha suonata! E niente. Ma porca puttana, una cosa non doveva fare. E adesso, un attimo. Un attimo, perché ora si fa brutta. Mi ha distrutto. Porca puttana, la... minchia! Va bene. Calma. Calma, calma. Comincia a starmi sulle palle la grande lancia. Comincia a starmi sulle palle. Un pochino... Un po' bastarda. Il problema... ci sono due grandi problemi.
Io vorrei anche cambiare con la Murakumo. Il problema è che dovrei andare a mettere quindi 2 punti a destrezza perché richiede 20-20. Io ho 22-18. Io sono un coglione. Io sono un pirla. Sono un pirlozzo. Devo andare a mettere quei 2 punti a destrezza. Poi dovrei portarla a più 10. E dovrei comprarla, portarla a più 10. Cioè se ne vanno più o meno un 100k anime. Ecco, mettiamola così. Per farla cheap. La vorrei poi infondere, sempre con l'elettricità. E io non mi ritrovo delle pietre elettriche in questo momento, quindi dovrei anche shoppare la pietra elettrica. Ah, interessante, interessante, interessante. Ah, per ora tiriamo avanti con questa. Per ora si va avanti con questa. Magari... potrebbe anche passare attraverso il colpo ogni tanto, no? Cioè, hai presente? Dov'è? No, 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 non la suonare, non ci provare. Non ci provare. Hai fatto già un danno prima. Di dimensioni bibliche. Lo sento, eh. Colpisci, distruggi. No, la devi distruggere, stronzo. Vuole andare a suonare, vuole andare a suonare, vuole andare... Ah, Gesù. Grazie, grazie davvero. Ok. Teoricamente tutte le statue dovrebbero essere andate. Cappuccio di Leidia. Mazza dell'arroganza e anima dell'eroe. Tu vai via. No, qui è dove si dovrebbe andare, quindi un attimino. Guarda come continuano a spawnare. Grande anima di cavaliere valoroso, d'accordo. Cavaliere ososo. No! Vabbè. Vabbè. Come non detto. Minchia, nel mezzo proprio. Riesco a tencare la statua? Questo è quello che voglio dire. Cioè, io 3 colpi posso arrivare a dare, poi mi devo necessariamente fermare. E comincia a diventare una roba un po' fiamma blu. Una roba un po'... non troppo sostenibile. Chiamala così. Ecco. La vogliamo dire pulita? Non troppo troppo sostenibile. Qua c'è una campana. Porco Giuda. Porca puttana. Di qua. Yes. Allora. Io non sto vedendo una sega. C'è un buio clamoroso. Accendiamo il baule. Apriamo il baule. Pietra magica e pietra oscurante. Di fulminante manca a pagarla. Allora qui devo molto velocemente tirare la leva e buttarmi di sotto però. Ok, che così almeno tiro la shortcut e riesco anche ad salve. Ok, ad esplorare stavo dicendo, sì. Ricettacolo per anime. Anima di eroe. Beh, le animelle cominciano ad essere un po'. Queste recuperate. Sto pensando un attimino. Io quanti... 47, 22, 7... Non ne ho del fulmine. Però magari... aspettate un attimo. Un attimo, un attimo, un attimo. Che forse... forse il piano potrebbe anche andar bene. Per caso ti sei rifornito?
Sai di essere una stronza? Hai presente di essere una grandissima bagascia? No interest. Ma no interest, un paio di palle. Se non mi vendi quello che mi serve, certo che no interest. Ma porca miseria. Andiamo in ordine. Intanto vado a comprare la Murakumo. La vado a prendere. E già è un passettino avanti. Magari sicuramente ne perdo in quella che può essere il potere, lo stun lock sui nemici, ma ne riguadagno in maneggevolezza, in velocità comunque, in movement, cioè un più leggero come discorso, ecco, sostenibile, porca Eva! E moveset soprattutto, perché avete rotto tre quarti di cazzo. Sono morto. Sono morto. Non si cura. Guthrie l'arciere? Perché Guthrie l'arciere? Perché Guthrie l'arciere? Perché Guthrie l'arciere? Perché si è presa sta licenza poetica, Guthrie? Ma ti sembra il caso di invadere ora? Fammi capire. Oh, che merda. Che merda che sei. Che disgrazia. Vabbè, sta andando bene, sta andando tutto benissimo. Ma fammi capire, ti devo combattere. Quanto avete rotto il cazzo oggi? Ok, via. Hai droppato? Guanti da spadaccino reale. Thanks, adesso. Velocemente, magari. Fige, apri sta cosa. Non è che ti becca. Porca merda. Chiudi, chiudi. Ma non ci becca, vero? Boh. Ok. Oddio, madonna che ansia. Intanto hai robe nuove. Ah, lo scudo del Cavaliere dello Specchio. Beh. Murakumo 20-20, infatti. Prendiamola. Va benissimo. Tu vendi... No. Ci ho sperato per un attimo. Andiamo via. Però con le anime che ho dovrei poter riuscire a mettere questi due punticini a destrezza. Vediamo. E dovrei sì. Quindi usiamo queste. Quattro, quindi sono 40.000. E queste altre 20.000. Perfetto. Beh, hai voglia che ci arriviamo ai due livellini. Bearer of the curse. Sick curse, sick. Ok. E anche due a fede, meraviglioso. Ora, quanti anime mi rimangono? 4.000. Vediamo se ci arrivo a... Dov'è? Sicuramente cercandola negli archi. Non la vedo, eccola qua. Minchia, scala A, destrezza. Porca troia, la Murakumo. E non ho più anime però. Porca mignotta la Murakumo. Questo vuol dire che potrebbe scalare S andando avanti. Porca zoccola la Murakumo. Tosta. Tosta, 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 tosta. Ok. Scala A, destrezza. Tanta roba. Tantissima roba. Andiamo. Frattempo. Ah, qui. No,
Vedi, già sei in una posizione. Ok. Lui era pronto a suonarla quella campanella maledetta. Allora, che succede? Oh merda, non parole. Ma sei serio? Un attimino che non ho capito se... Ho avuto un attimo. No, cazzo, sono fermo. Ok. Loro giustamente spawnano all'infinito, quindi... Oh, eccoli lì, te pare. Tutti quanti ci sono, tutti in fila, in ordine. Via tu. Non ci provare. Un'altra, tirala. Figlio di zoccola, ma quanto devi essere veloce. Madonna, i danni. Ok. Allora. Eccolo, il cavaliere dei draghi. Forza, 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 forza. No. Vedete già i limiti che può avere una lancia. Un moveset estremamente... estremamente limitato. Ma dai, ma che stronzo che sei. Vabbè, giustamente, equilibrio. Mi riavvicino un attimo. Oh cazzo, ok. Perfetto. Vieni. Tacchete. Ok. Ok. Giro giro tondo. Bene. Stunnato, poraccio. E mi sa che ti è andata male. Mi sa che ti è andata maluccio. 3600. Coltello da lancio avvelenato. Grazie. Va bene. E pietra oscurante. Vabbè, giustamente, considerando la location, ci potrebbe anche stare. Agdane. Quello dovrebbe essere Agdane, giusto? Io lo evocherei, onestamente. Anche perché non mi ricordo se magari evocandolo si completa la sua quest. Ha una quest? Mi sembra di sì. Perché ad un certo punto mi dovrebbe dare lo spadone. Oh, ramo profumato del passato. Questo... ok. Questo dopo mi serve. Va bene. Eccolo. Vabbè, evochiamolo. Anche perché è veramente simpatico quello spadone. Sembra... sapete cosa sembra? Il... non mi viene il termine. Il classico ghiacciolo col... col bastoncino in liquirizia. Quello è. Cioè, è quello. Pochi cazzi, è quello. Agdaina sta usando un ghiacciolo come spadone. Va bene. Va benissimo. Detto questo... Velstad che ha dei danni... importanti. Aia. Ok. Stai calmino, eh. Siamo amici, va bene? Facciamo gli amici. Non vuoi essere amico? Chi è? Ok, vai Agdane! Vai!
Ti stai buffando? Bravo, bravo, fai bene. Basta, non esageriamo. No! L'ho cannato, mi sono rimasto bloccato nel muro. No! Ulla. Cazzo! Ok. Via. Ho esagerato. Ho esagerato. Va bene. Stunnato, dai. Ti è. Easy. Bravo, Eggdine. Bravo. Anima di Velstad. Ok. Oh, nose. Poraccio. Andato completamente. Vabbè. È andato. Il povero re. Il povero Vendrick. Anello del re. Purtroppo non è successo nulla perché giustamente non abbiamo ancora... Oh, non mi spingere, sta calmo. Ok. Sì. Use it to gain passage through the king's gate. Ok. Adventure to the far east. Avventurarti a est. Avventurati a est. If you are to be the next monarch, then one day you will walk those grounds without really knowing why. Ok. Nient'altro da dire. Vabbè. Allora, io direi, dopo questo momento estremamente commovente, di... Sto pensando. A continuare a potenziare la Murakumo, giustamente, fin quanto si può, intanto con le anime che mi ritrovo. E questo sì. Poi... Allora, un attimo. Tanto potenziare la Murakumo. E questo era uno. Dov'è? Eccola. Ok. No! Si ferma da. Vabbè, sarebbe stata rotta, eh. Sarebbe stata veramente rotta. Me la sono persa. Eccola. Vabbè, considerando che è comunque più... Ma ha lo stesso peso della... Non è possibile. Minchia, ha lo stesso peso della grande lancia. Ah, ma realmente... Ma scusate, ma... Porca puttana, ho fatto dei calcoli sbagliatissimi. Sfrutta la stessa stamina in realtà. Però c'è da dire che in base a quello che è il movimento sono un tantino più libero, ecco, dopo aver dato il colpo. Questo sì. Questo sì. Vabbè, mi servirebbe solamente una pietra fulminante a questo punto. Tanto ci sta esteticamente. Mi piace. Ah, giusto, volevo andare da Eggdine. Allora, intanto livello. E questo va bene. Vediamo. No, non ne vale la pena. Ok. Quindi, tanto, nel dubbio, se non mi trovo bene con questa, torno alla grande lancia. Non ho fatto dei cambiamenti sostanziali. Torniamo all'inizio. Nebbia oscura. E via.
Ok. Beh, ci sta alla fine. Ci sta. No, però se non lisciamo magari i nemici ci sta anche di più. Oddio. Oddio, ci sta. Sì. Penso. Ad una mano com'è? Però ad una mano ne perdo. No, vabbè, a due mani, sti cazzi. Ti pare che me lo dovevi dare per forza? Perché gira? Perché switcha? Scudo grande di Reeve, ok. No! Sempre con sto veleno, sei una roba clamorosa. Aia. Ok. Magari evitiamo di schiattare dal veleno. Ne usiamo due. Tanto per contrastare il potere devastante del veleno. E via. Ok. E ci siamo. Ma Human, ma ci siamo aiutati prima, Dine. Dai, sono io. Eccomi. Com'è che ti serve? You met the king, have you? Pazzito quest'uomo. Never fair. Even more so on this path you've chosen. Ok. May you find your peace one day. One day. Take these with you. Ah! You may need them. As proof of your visit here. Vento scuro, veste nera. Ma vento scuro non è però lo spadone. Vento scuro è una katana. Giusto? Fermi tutti. Vento scuro è la katana. Sì. Penetra scuro e attacco potente. Ah! Mi ci hai fatto credere, Agdain. Ma non mi arrendo. In qualche modo avrò il tuo ghiacciolo con il bastone alla liquirizia. Tranquillo. Bruttissima questa frase. Se non contestualizzate è terrificante questa frase. Terrificante. Va bene. Allora, che cosa volevo fare? Giusto che avevo ottenuto il ramo profumato del passato. Questo vuol dire che posso togliere la statuetta che avevamo qua. Eh sì. Quindi andiamo. Non lo so, una cosa che non sto capendo della Murakumo è che quando do il colpo tante volte gira proprio la visuale e perdo quasi il colpo successivo. Non ho capito. È da capire, vabbè, è da capire. Allora, salve, ti posso fare un backstab? No, abbiamo scherzato. Ok. Oh cazzo. No, liscio. Via. Pietra fulminante. No, pazzo, lui è impazzito. Che cosa leggo? Niente, ok. Quindi sblocchiamo questa. Aia. Posso? È un peccato per ora andare a perdere lo skilling, la destrezza effettivamente. Quello sì è un po' un peccato. Però sti cazzi, perché credo sia più conveniente avere l'infusione del bloccato, del fulmine bloccato. What? Non ricordo perché è bloccata questa.
Non ricordo. Ci sarà un motivo che in questo momento passa un po' per la testa. Allora, dicevo, andiamo ad infondere la Murakumo e cerchiamo di capire se è più conveniente utilizzare questa o la grande lancia in questo caso. Vediamo. Allora, sempre non ci blocchiamo. Abro Dear Flame. Allora, vabbè, comunque lo skilling a destrezza è B. E siccome non lo aumenterò più di tanto, non aumento più di tanto la destrezza, ci può anche stare. ...604, allora, numericamente sembra addirittura superiore rispetto alla grande lancia. Ma anche... ragazzi, anche a livello di moveset però, Cioè... Ma comunque, ripeto, mi dà una libertà... Che cazzo vuoi? Una libertà maggiore per quello che può essere il movimento. Hai rotto tre quarti? Ok. Via. Va bene, andiamo così allora. Ora abbiamo ottenuto l'anello del re. Questo vuol dire questo vuol dire crocevia in rovina. Eh sì, questo vuol dire proprio questo. Pietra lieve, uno stato del vaffanculo. Esatto. Si può arrivare a leggere. Quindi di qua. Ah, salve. No, vai col liscio. Loro scappano per portarmi dal paparino, giustamente. Ti pare? Cadi. Bravissimo. Oddio. Due colpi. Aia. Occhio perché... Cosa? Era entrato il colpo! Era entrato! Ce l'ho in live, ce l'ho! Dov'è? Non posso tornare indietro, cazzo, però... Beh, poi me lo riguardo. Era entrato comunque. Non lo so, Rick. Non lo so perché... Perché... Non saprei se... Forse mi devo solo abituare effettivamente al moveset della Murakumo. Penso sia questo. È un concetto diverso, è un'arma diversa. Ho usato per tutta la run la grande lancia, quindi giustamente adesso mi sembra un po' suspicious, mettiamola così. Però quel cazzo di colpo era entrato. Cioè, pochi cazzi. E che due coglioni che sei. Diamo un colpetto e via allora. Dai, ok. Niente, il colpo lo devi dare sempre. Ora, eviterei di fare come prima. Ok. Stavolta è morto. Questa volta va bene. Non ho capito, però vabbè. Poi. Ti è liscio. Ok. Anello di pietra rossa, d'accordo. E eccola. Salve. Non mi piace sta roba. Non mi piace completamente. Non è la prima volta che sta succedendo.
Ah, diamogli un altro po', però mi sa. Devo dire che ho buttato anime, però non lo so, non sto tanto capendo. Vabbè, continuiamo così per ora. Fortezza di Aldia. Ok. Allora. Si è chiuso. Anima di soldato ignoto, osso di drago pietrificato. No, che l'ho rimesso il... Occhio a questi adesso. Che schiattarci non ci vuole nulla. Perché sta roba? Perché? No, non deve succedere però questo. Cioè, non esiste. A parte che muoio pietrificato è un dramma. Si gira dall'altro lato. Si gira dall'altro lato. Dopo aver colpito. Teschio esca. Bah. Tu? E te pare? Ti conosco troppo bene. Teschio deforme e maschera oscura. D'accordo. E qui. Oh no. Oh no! Oh no! Luca Thiel. No, è andata. Who are you? No! How goes your journey? I know not what you seek in this faraway land. But I pray for your safety. Please take these. Ecco qua, tutto il set. Più lo spadone, più... Va bene. Consider this thanks for keeping me safe. Spero mi hai mantenuto sano. My name is Luca Tiro. I beg of you, remember my name. For I may not myself. Ma no, ma che tristezza. My name is Luca Tiro. No, Luca, ti I prego. beg of you, È remember my andato. name. For I may not myself. Vabbè. Spadone di mirra. Lo spadone di mirra. Eccolo. Anche questo scala A, destrezza. Una promessa a una persona speciale. Porca miseria. Luca Thiel. Sto riflettendo perché... Perché cazzarola, il moveset un po' mi sta devastando a tratti. Mi sta un po' devastando. Devo riflettere, devo prendere delle decisioni, devo capire, devo studiarmela. Però tutto questo... Signori, per chi ancora c'è, per chi è rimasto, direi che è tutto da studiare per la prossima volta in questo caso, perché sono passate le nostre... Porca miseria. Ai 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 ai! Le classiche 3 ore sono andate. Io direi che si può chiudere qua, per ora. E niente, come al solito. Ringrazio chi è entrato, anche solo per salutare. Ringrazio chi c'è ed è rimasto fino alla fine, effettivamente. Ringrazio come al solito chi supporta tutta sta cafonata su Twitch, al di fuori di Twitch, su YouTube, al di fuori. Ciao Luca, ti ringrazio davvero, grazie. Ringrazio chi supporta al di fuori del panorama multimediale, quindi la real life,
E niente. Prossima live. Teoricamente, se tutto quadra per come deve quadrare, già sempre domani è mercoledì. Domani è mercoledì, sì. Domani è mercoledì, quindi sempre faccio il pomeriggio. La mattina ci dovrebbe poter essere, in teoria. E basta. Quindi, dal povero, ormai andato, Lucatil. Da me, ormai andato pure. È tutto. E niente. Alla prossima. Hello.